Edizione straordinaria del TG5. Oggi attentato. Quattro ragazzi sono stati ritrovati uccisi in uno studio a Trento. Signori, buonasera! Oggi fributeremo la Rai! Evviva! Censuriamo Fedez? Esattamente. Oggi giocheremo a top 10. Vi presento i concorrenti: Leo, Bertra e Giovanni. No, top 10 doveva esserci Infinito, QB e Watch Mojo. Come funziona top 10? È molto semplice. Avremo una top e i concorrenti dovranno indovinare gli elementi che la compongono. La redazione me ne ha preparate ben due. Ci stanno un po' sopravvalutando, pensano che noi la prima la facciamo easy. Piacere, redazione. E niente, siete pronti? Non vedo l'ora di vedere la poop di Poldo su questa top 10. Top 10 ai noob. Al decimo posto, Lever. Al nono posto, ancora Lever. All'ottavo posto, sempre Lever. Ah, penso che il gioco sia abbastanza semplice e chiaro. Sì, okay. Sì, sì. Avete domande? No. Volete quella family friendly o quella non family friendly? Quella non. Family friendly inizio, non family friendly dopo, che così tu sei studiato. Hai capito qualcosa, Leo, finalmente. Top 10 animali che causano più morti all'anno. Era quella family friendly? Sì. Ok. Posso buttarla in... Vada! Mucca. No. Perché la mucca, Leo? Boh, guarda che sono un sacco cattive. Cioè, ma è stato in baita. Guarda che i tori rientrano nelle mucche, credo, della corrida. No. Non penso che... Sì, no, i tori entrano nelle mucche, effettivamente. Io mi gioco zanzara al primo posto, sono quasi sicuro. E niente. Che palle. Vabbè, allora. Chi l'avrebbe mai pensato che un programma in radio fosse così pericoloso? Ma scusa. La zanzara è proprio al primo posto. La zanzara è il mio animale preferito, per questo do un sacco di soldi a Save the Children, per dargli da mangiare. Uccide 725.000 persone all'anno. A causa delle numerose malattie che può trasmettere, come malaria, febbre gialla, dengue o encefalite. Comunque la mia mucca è una zanzara, te l'ammazza. Ma un milione di zanzare ammazzano la tua mucca. E un milione di mucche ammazzano una zanzara. Ci sono 100.000 miliardi di zanzare e 45.000 mucche, quindi probabilmente vinco io di numero. Sono pochissime mucche. Esatto, è scesa la popolazione mondiale di mucche in un attimo. Ma una proporzione. Ecco perché gli hamburger costano così tanto al giorno d'oggi. Tocca a te. Allora, stiamo facendo i 15 anni edgy su Tumblr e possiamo eliminare l'essere umano dagli animali, sì. Cioè, non stiamo dicendo, l'animale sì, pericoloso è l'uomo, ok. Possiamo tranquillamente togliere l'umanità da questa top. Secondo posto ti butto i ragni. Ed è la risposta sbagliata. Vabbè. Non parliamo di animali più letali, nel senso che potrebbero uccidere di più, ma che hanno effettivamente ucciso di più nell'ultimo anno. Okay. C'è una medusa che è tipo super velenosa, ma quella medusa non rientra in top perché non uccide abbastanza. Sarà perché gli uomini non vanno a fare il bagno insieme a quella medusa. Ok, Leo, ricordati Wild. Cosa ti ricordi Wild? Fiammetta cicogna. Fiammetta cicogna. Non rientra in top, mi dispiace. Io ti sparo lo squalo a sto punto. Lo squalo è undicesimo, non è in top. Ma tua madre! E uccide appena 10 persone l'anno. Ma quindi il decimo uccide 15 persone? No, tra l'undicesimo e il decimo c'è un bel po' di differenza. Ma allora c'è la mucca? Perché io... Non c'è! Ma io avevo visto che la mucca uccide degli squali! Io, anch'io! Se lo squalo undicesimo la mucca dovrebbe essere lì. Io mi rifiuto, questa è tutta truffa. Ma tipo se una balenottera azzurra ha fatto cadere una crociera e li uccide tutti, è responsabile? Sono quasi convinto che dai bambini ti abbiano malmenato un sacco. Io mi gioco la rana. Le rane? C'è una rana nella foresta pluviale che sì, ma quante azzurre... persone vanno nella foresta pluviale? È nella foresta pluviale. Tutti che quelli cazzo? Che la vedono muoiono. Raga, dai, su. Il cane. Il cane? Come il cane? È la risposta esatta. Dimmi a quale posizione, Leo. Quarta. Terza. Oh, la madonna. Ma quanta gente uccide un cane? I cani in tutto il mondo uccidono circa 25.000 persone l'anno per via della rabbia. Sono straincazzati quei cani. Cioè, non pensare al cane tuo di casa. Pensa in Messico a quello per strada che ti morzicchia mentre vai in giro. Quindi dobbiamo pensare a qualcosa che non uccida direttamente l'uomo, ma gli trasmetta malattie letali. La mosca zezzè. Punto a Leo. Al quarto posto, la mosca zezzè.
La puntura della mosca tsetse causa circa 10.000 morti l'anno. La madonna. Questo insetto infatti trasmette la tripanosomiasi umana africana, conosciuta anche come la malattia del sonno. La tripaloschi. Kibu. Lo scorpione. No. L'ippopotamo. Vero! L'ippopotamo. Cazzo! È al decimo posto. Oh, lo sapevo! Ammazzano tipo 500 persone l'anno, non di più. Esatto, 500 l'anno. Ma quanto sono forte! Basta, doppio Vabbè, punto. Presenta signor Bertra, presenta. Mamma mia, fortissimo. Ti sparo anche il coccodrillo. Quanto speedrunno! Vabbè, datemi il tempo di leggere. Il coccodrillo è al nono posto perché uccide ben 1000 persone l'anno. 998 sono persone che si chiedono come fa. Io... È ancora lungo questo video. Fra, ti ci prendo la prima subito. Sposta la zanzara. Il pipistrello che ha portato il coronavirus. Spostala, via. Fagli il T-Rex e metti il pipistrello. Il pipistrello. Solo quel pipistrello. Solo uno. C'è il pipistrello in classifica? No, non c'è. Cazzo. Il topo? Nemmeno. Neanche? Oh. Lo scarafaggio? No. La giraffa? Raga, allora, il secondo è molto facile. Ok? È facile dirlo finché ce l'hai scritto lì. Il secondo è veramente molto facile, signor Bertra. Gli altri sono più difficilotti. Cosa fa tanto male agli uomini? I serpenti. I serpenti. Sì, ma che cazzo. Ma avete parlato di serpenti per mezz'ora? Pensavo li aveste già detti. No, no. Adesso sembra che trovi scuse, ma non l'ho detto perché pensavo fosse già stato detto. Ah ah. C'hai un po' di caghella che in casa stai prendendo il cazzo da quelli in trasferta, eh? I morsi dei serpenti provocano 50.000 morti l'anno. Beh, ci sta, ci saporito. Sta. Verme solitario? La zecca. Il verme solitario! Oh oh! Ma è un animale? Eh sì. Sai, sì. Cos'è, scusa? È un parassita. Un sasso? Il verme solitario, chiamato anche tenia, sta all'ottavo posto. Poi chissà quanta gente muore per il verme solitario ma non viene diagnosticato e quindi potrebbe essere anche al sesto. Ma se tu muori di verme solitario mentre ti sbrano un coccodrillo, chi la dà la kill? C'è l'assist, c'è l'assist che conta come uccisione. Questi vermi uccidono circa 2000 persone l'anno. La zecca non c'è? No. E questi altri tre manco io li conoscevo, quindi... Allora che cazzo stiamo qua a fare? Sono insetti esistenti? Sono insetti? No, guarda, sono alieni, vengono da Marte. Ero distratto. Ero distratto. Ok, allora io mi gioco i pidocchi. No. Le pulci. No. Un parassita. La sanguisuga? Un parassita. Spawn. Dici quello che non possiamo conoscere? Dai, aiutaci. Al settimo posto, l'Ascaris lumbricoides. Dai, che cazzo ti aspetti che... Ma scusami. È un altro verme. Particolarmente letale per l'uomo, provoca 2500 vittime ogni anno. Ma come? Cosa fa? Beh, è un parassita dei mammiferi. È un verme rotondo e di colore rosa, le cui uova ingerite dall'uomo e dagli animali si schiudono nell'intestino dove crescono fino a raggiungere una lunghezza tra i 15 e i 40 centimetri. Che stupidi quelli che mangiano le uova di questo. Sciocchi. Ah, si contrae ingerendo cibi contaminati o portando le mani sporche in bocca. Tipo, è presente nei paesi del terzo mondo in cui non lavano l'insalata. Un simpatico vermetto che vi fa le uova nell'intestino. Ma anche i cuccioli di cane in teoria hanno... Fanno le uova nell'intestino? Ah, no, anche i cuccioli di cane ti fanno i parassiti nell'intestino. Nell'intestino e devi... Sì, quando svermi i gatti e i cani che gli fai svermi fuori dal culo. Esatto. Guarda come deve controllare come si scrive. Ragazzi, è complesso. Al quinto posto è un insetto comunissimo. Ma assassino. La mosca assassina. No? Api assassine, vespe assassine. No. Calabroni assassini. No. Cimice assassina. Sì! Oh! Che cazzo è, scusa? Sono cattivissimi, vanno in giro con una cappa. Al quinto posto. Al quinto posto. La cimice assassina. La cimice assassina è particolarmente pericolosa in quanto portatrice della malattia di Chagas. La famosa, la notissima. Provoca circa 10.000 vittime ogni anno, specialmente in Messico, America Centrale e Sud America. I sintomi della malattia di Chagas cambiano nel corso dell'infezione. Nella fase iniziale generalmente essi non sono presenti o si rivelano lievi, come febbre, ingrossamento dei linfonodi, mal di testa, gonfiore locale sul sito di puntura. Nel 60-70% dei casi non si presentano altri sintomi. Nel restante 30-40% i sintomi si sviluppano dopo 10-30 anni. Eh? Dopo l'infezione iniziale. Ma se la prende comodissima? Si sviluppano ulteriori sintomi, compreso l'allargamento dei ventricoli del cuore, che porta
ha insufficienza cardiaca. POV, sei in Messico, giochi nella sabbia, ti mangi una cimice, a 45 anni muori, non sai perché. C'hai i ventricoli larghi così. A sesto posto, i molluschi d'acqua dolce. Ma che cazzo, vuol dire? Beh, voglio dire, prendiamo una macrocategoria allora. È una macrocategoria. Questi animali infatti sono portatori di schistosomiasi, una malattia che causa circa 10.000 morti ogni anno. Ma io non entro più in un laghetto, in un fiume, mai più, vaffanculo. Però che buoni sono i gamberi, sono molluschi? No, crostacei. Crostacei. Cazzo, tu con gli animali hai veramente un grosso problema. Bene, passiamo alla prossima top, non siete pronti? Io sono nato pronto. Top 10, posti preferiti per fare l'amore. Ma dai, ma cosa mi rappresenta? Ma io mi aspettavo del sangue, cioè probabilmente c'è anche qua, c'è il camera mortuaria. No, mi dispiace. Allora, o dalla 1 a 10 è camera matrimoniale subito dopo il matrimonio, o io me ne vado subito. No, al primo posto la camera da letto. No, non l'avrei mai detto. Allora, io parlo per esperienza personale. Il MOBA. Devi dirci qualcosa, signor Alberto. No, io ho trombato il MOBA, seriamente, nel bagno. Con chi? Una che mi sono con frequentato. Paolo Cannone. Comunque, il bagno è al nono posto. Non del MOBA, però ci... Però c'ero quasi. Se consideri la vasca e la doccia, direi che anche bassina è in posizione, il bagno. Allora io ti vado di automobile. Che sta al quarto posto. Ci noleggio l'Enjoy apposta. Ma è la top 10 posti preferiti dove fare l'amore? Dove fare sesso, sì. Ma è scomodissima la macchina. Dovrei prima provarlo per potertelo dire, ma non guidando, posto sconosciuto. Io ti sparo parco. Al parchetto? Perché al parco, signor Bertra? Potrei dire perché ci ho trombato, però perché è un posto per andare in camporella. Guarda che lui fa come Giscà, entro nel parchetto, metto a pecorina. Crossover esagerato. E il parco è al decimo posto. Ma è la top 10 posti in cui è scappato Bertra? È la top 10 posti preferiti di lei da scappare? Io ti gioco ascensore. È roba tua questa? No, non... Sogno erotico? Non sono claustrofobico, ma ho abbastanza timore di rimanere bloccato in ascensore per i colpi. È la mia challenge, praticamente tu devi prendere l'ascensore, fare un solo piano e riuscire a sborrare. Ascensore? L'ascensore è al quinto posto. Al ma quinto. Che cazzo, raga, ma io non salgo più in ascensore, ma che merda. No, scusatemi. Pensa che cioè, 50% dei posti dove sei stato ci ha trombato qualcuno. Sai cosa ti dico? Aeroplano. Al settimo posto, treno o aereo. Come fai ad andare in due in un bagno senza che un intero aeroplano ti noti? Aspetta, vanno in bagno, vero? Secondo me in business class non serve. Dovrebbe esserci il High Mile Club, una roba del genere, che raggruppa tutte le persone che hanno avuto un rapporto sessuale in aereo. Voi ci fate parte? No, no. Vacanzina in Giappone? Te l'ho già fatta con Pietro D'Attecco. Ah, allora sì. L'hai fatto allora, Leo, ma te lo sei dimenticato. No, io tendenzialmente in aereo sono troppo agitato, quindi io sono troppo intento a... Oddio, sto per morire! In aereo si potrebbe fare, in treno però quante malattie ti prendi? Oh, ma ti assicuro che i cessi dell'executive di Italo sono pulitissimi! Ma ci potessi pranzare sopra? Beh, Andrea ha dei feticismi strani. Se volete rimorchiarlo... È un modo di dire, Bertra! Io ti ci butto la lavatrice che dà quel guizzo frizzo che ti aiuta. Rientra, penso, nel bagno. Sì, no. Uffa. Dentro la lavatrice, però. Oste, bro. Cioè, ma anche il secondo posto. Cucina. Divano. Non c'è la cucina. Soggiorno di divano? Vabbè. Ma sì. No. No? Non ci sono più stanze della casa? Camera della casa sarà. No, c'è una stanza della casa che non conoscevo. Lo la sgabuzzino. Cantina. No. Disimpegno. L'androne. Ah. È l'entrata? È sì. L'entrata quello del condominio però, l'androne. Ah, bello! Ma un po' uno sbatti. Cioè, io immagino... Penso sia per il brivido. Le case col portone tipo il mio, che è di legno, ok, di base di notte non si vede. Le case, quelle con la bella vetrata davanti, tu sei lì che trombi, passa la gente. L'androne è all'ottavo posto. Allora, io butterei un sesto posto... Oratorio? Ma come? Ne mancano tre. E le due sono nella top 3. Autogrill, ragazzi, facilissimo. No. Come non c'è l'autogrill? Pensa a più romantico, Giovene, più Bosco. Romantico. Su una barca. Al terzo posto, su una barca. Beh, giusto, è vero. Ma allora, visto che andiamo di mezzi di trasporto, monopattino elettrico.
Ecco perché sono sempre in due a Milano. C'è un perché sono belli incularelli. Ambulanza. Non c'è l'ambulanza in questa top. Prigione. È vero. C'è un sacco di sesso in prigione. Non lo dicono, però c'è un sacco di sesso. Non penso sia il preferito. Preferito, non più. Utilizzato. Dobbiamo pensare anche nel preferito. Vero. Vabbè, al secondo posto è veramente molto, molto banale, scontato. Il Cremlino. Casa di nonna. All'aperto. In piazza. All'aperto. In campanella. Un posto molto romantico. Immagina Ferragosto. Festa dei Vigili del Fuoco di Tenna. Bella. Beh, Ferragosto era top posto. Non ci ho mai trombato, però. In spiaggia. In spiaggia, al secondo posto. Manca solamente il sesto posto. Comunque mi immagino quelli che trombano in spiaggia, tutta la sabbia che fastidio deve dare. Cioè... Sì, sì. Lo diceva sempre mio cugino, no? Lui. Sei emozionato. Tuo cugino quello di Roma? Sì, quello della Dina. Che ci portava le bischelle in spiaggia. Anche perché la spiaggia era a 10 metri da casa. Mi diceva sempre: che idea del cazzo, sabbia nel culo, sabbia nel pisello, sabbia ovunque. Raga, ve la finisco qui subito? Vai. In scioltezza? Sauna, bagno turco, idromassaggio? È un bel posto, effettivamente. Figa. Piuttosto che al cesso. Diciamo, la gente non capisce un cazzo. Non è presente. Non è in top, non è sicuramente l'undicesimo sauna posto. Sauna e bagno turco, io te la boccio. Per due motivi. Uno, la pressione è così bassa che ti alzi per metterlo secco per terra. E due, pensa, tu sborri, magari un po' va sulle pietre e fa quel bell'odorino di magma cotto. Ne manca una. E... centro massaggi. Non è in top. Bordello. Non è in top. Ah, case chiuse di Amsterdam. Non è in top. Case aperte di Amsterdam. Non sono in top. Case con la porta socchiusa di Amsterdam. L'uscio aperto ad Amsterdam. Dacci un aiuto. Studio. Ah, lo studio degli Ainub. Luogo di lavoro. Al sesto posto, l'ufficio. Madonna, che schifo. Allora, scopare di fronte al computer al sesto posto e in una sauna non lo è? Vabbè, ok. Se va azzardata a scopare qui dentro, giuro che vi gambizzo. Hai presente queste belle tende nere che ci sono costate 6.000 euro? Pensale tipo un Monet. Effetto buccato. Le sabbiature. Quanti ne avete di questi? Uno, due... tre. Quattro. Camera mia conta come ufficio? Allora sei anche a tuo ufficio. Quattro. Io mi fermo a tre. Trovi in un palazzo, no. Io ne ho quattro, ma non di quelle che si aspetterebbe una persona normale. Questa cosa non troppo a posto. Allora, Bertola non ha camera da letto e ne ha nove. Cinque. E se l'ufficio è la mia camera, ne ho pure sei, forse. Ma? Vabbè, tu ci avrai camera, spiaggia, auto. Barca. E bagno ci avrai. Bagno. E forse ufficio. Basta. E se l'ufficio vale, ufficio. Ah, ok, vabbè. Il parchetto no, raga, non l'ho fatto in parchetto. Sono un po' timidino. Stavo andando col cane nel bosco, ho trovato... Guarda, stavo andando col cane nel bosco mentre pari di trovare, non è proprio bello, eh. Ecco racconterò. Perché Karma è così entusiasta. Karma seduta, brava. Karma zampa, brava. Karma, leccami il cazzo. All'undicesimo posto, il canile. E la discoteca? La discoteca. Lento. Non si tromba in discoteca. E niente, questa era l'ultima. Fateci sapere la vostra top 10 di posti preferiti dove trombare. Per alcuni di voi va bene anche la top 2, visto che probabilmente... Top 1, il mondo immaginario di Amtaro. Non abbiamo messo VR chat, ragazzi. È vero. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi invito ad iscrivervi, perché qua siamo messi male. Messi malissimo. Tutti e quattro. Vi invito anche a passare dai canali di Leo e Bertra, perché usciranno anche lì altri video con noi. Ragazzi, e a 50.000 like uniamo le top e trombiamo in quei posti gli animali peggiori del mondo. E niente, per oggi è tutto. Ciao.